fan di creare una timeline sulla Seconda Guerra Mondiale, in cui poi verrà introdotta nel libro che noi ragazzi useremo poi per studiare per l'esame. Una specie di fumetto su la primavera di Praga, che in pratica il 21 agosto del 1968 parla di questi carri armati che giungono nella Cecoslovacchia martedì 21 agosto. E in pratica in primo piano ho messo questi vecchi anziani per avere lo stile più vintage, no? Facendo un fumetto sull'iPad sul crollo dell'Unione Sovietica. E come prima ho fatto una mappa concettuale, dove poi ho preso gli argomenti e li ho messi fino a dove sono arrivato adesso in ordine. Tipo c'è Stalin, che ho messo anche vari fumetti per renderlo un pochino più gestibile. Che abbiamo ricercato personalmente su internet, e grazie a questi testi che abbiamo raccolto stiamo creando un libro di storia per superare al meglio la maturità.